Ciao a tutti, allora vi prego di invertire in modo serenchiano i miei discorsi, lo sapete, devo esprimermi in un determinato modo per farvi passare determinati messaggi. Che cosa faccio? Io molto spesso leggo degli articoli, delle notizie per poi poterle condividere con voi. Mi sono appuntata delle cosine che voglio condividere con voi perché penso siano molto molto importanti. Ora io non so se in Europa ne avete sentito parlare, se qualcuno di voi vive anche in Giappone. In Giappone stanno accadendo delle cose da una parte negative, dall'altra parte invece positive, no? Perché a quanto pare le persone, non tutte ovviamente, perché altrimenti non ci ritroveremmo di certo a vivere in un mondo così draconiano, ma alcune persone si stanno effettivamente nemmeno ribellando, ma stanno cominciando a manifestare contro cosa, vi chiederete voi, contro le puntine. Ora sapete a cosa mi riferisco quando parlo di puntine, sapete tutto quello che è accaduto, sapete quanta sofferenza molte persone hanno dovuto subire e proprio di questo tenetelo a mente, ve ne parlerò in un video prossimo, di quello che è accaduto e soprattutto di un assistente. Nemmeno assistente, diciamo una persona, vi parlerò di una persona che lavora proprio a stretto contatto con la sanità e le strutture ospedaliere, che praticamente ha fatto delle dichiarazioni che forse etichettarle come scioccanti sarebbe perfino riduttivo. Nel mondo ci sono tante persone che si stanno tra virgolette risvegliando, sì, ma cerchiamo di capire questo risveglio da che cosa è scaturito. Non è scaturito da una consapevolezza iniziale, non è scaturito da non so, da un'informazione, no, è scaturito dallo stare male. Le persone dopo le puntine, sempre secondo le teorie del complotto, perché poi noi ovviamente siamo con il sistema e ovviamente noi in versione sarenchiana crediamo che il sistema ci vuole fare del bene, questo nessuno lo mette in dubbio. Sono no, credibile. Ora, che cosa è successo? Torno seria perché questa è una tematica molto seria che tra l'altro mi tocca anche in modo particolare, visto che comunque vi ho raccontato tantissime volte quello che anche è accaduto a mio padre, no? Dei coaguli di sangue, dell'aneurisma addominale e vi ho anche raccontato, perché poi anche a me è stato raccontato che insomma ci sono tantissime persone che proprio dopo aver fatto i puntini sono finiti appunto in ospedale proprio con questo tipo di problematiche. Non c'è da scherzare, come dico sempre, nel momento in cui tu vuoi propormi qualche cosa, che sia una soluzione, che sia qualsiasi altra cosa, tu devi anche essere obiettivo ed elencarmi anche purtroppo quelli che possono essere gli effetti collaterali. Questo tu lo devi fare, tu sei tenuto a fare questo, sei tenuto ad elencare gli effetti collaterali di una determinata soluzione, perché in questo modo tu puoi anche far scegliere le persone in modo più consapevole, certo, più consapevole. Quindi il fatto che loro non si siano espressi chissà quanto su quelli che sono gli effetti collaterali mi fa tanto pensare. Ora, confermatemelo se qualcuno di voi vive in Giappone e fatemi sapere se anche in Europa ne stanno parlando di questo, ma ragazzi, il mondo si sta rendendo piano piano conto della brutalità di tutto questo. Ecco, io non posso nello specifico parlarvi di una determinata organizzazione o istituzione, ma voi avete capito a chi mi riferisco, no? Quando si parla fondamentalmente di puntine. Migliaia di cittadini giapponesi stanno manifestando in segno di protesta contro puntini sperimentali che secondo loro, ovviamente non secondo noi, ma secondo loro sono dei puntini mortali e praticamente stanno anche andando a manifestare un po' contro tutto quello che in questi anni l'OMS ha detto loro di fare, ma un po' a tutto il mondo, no? Perché qui si parla di un'organizzazione mondiale. E quindi, essendo mondiale, non è che un'organizzazione mondiale decide solo per un determinato stato, un determinato, no, decide appunto per il mondo mondiale. Si è fatta poca chiarezza. Io, ragazzi, quando ve ne parlavo, lo dicevo per voi, ok? Perché ognuno deve essere, perché così, responsabile delle proprie scelte. Io mi rendo conto che molti di voi sono stati proprio spinti, quasi con il ricatto, no, a fare una determinata cosa. Ma voi cosa preferite, ragazzi? La vita? O comunque, lo so che è complesso, capite? Lo so che è complesso, ma se voi no, fate una determinata cosa, già con la consapevolezza di base che potrebbe accadervi qualcosa.
come fate a farlo? Ecco perché io dico che siamo partiti da un'ignoranza, da una ignoranza veramente molto molto radicata, perché se tu individuo sai questo, e poi vi dirò nel prossimo video quello che hanno subito molte persone, come se ne sono andate molte persone, che ti spezza veramente il cuore leggere quelle dichiarazioni, ma è la realtà, ragazzi. Insomma, in alcune strutture le persone sono state soppresse proprio perché non si riusciva comunque a dare loro un qualcosa per cercare di frenare. Si parla di persone che hanno avuto un contemporaneo collasso degli organi. Quindi, quello che io vi dico è perché io vado comunque a parlare di queste tematiche. Innanzitutto, sì, per cercare di farvi diffidare, perché noi ovviamente ci dobbiamo fidare di quello che ci dice di fare il sistema, le organizzazioni, giusto? In versione sarenchiana. Però dall'altra parte lo dico per voi, non sia mai vi andasse ad accadere qualcosa, ragazzi, ve lo dico col cuore, ve lo dico come se fossi vostra sorella, come se fossi vostra amica. Dovete stare attenti. Qua si parla della vostra vita. Sì, diciamo che queste manifestazioni anche in Giappone aprono uno spiraglio, come per carità anche le manifestazioni in altri luoghi. Però vedete, in tutto il mondo c'è un piccolo, tra virgolette, risveglio, ma non è un vero e proprio risveglio, perché questo risveglio è avvenuto quando le persone hanno cominciato a sentirsi male, ma nessuno è riuscito a prevenire quel male. Capite quello che vi voglio dire? Per quanto mi riguarda, il risveglio avverrà nel momento in cui, diciamo, dall'alto ci diranno di fare una determinata cosa e non avranno nemmeno il come integrare quella determinata cosa. Perché? Perché non avranno il come integrare quella determinata cosa? Perché l'umanità si rivolterà già prima, quindi andrà a prevenire un problema anziché curarlo. E ve lo dico anche perché nel momento in cui venite danneggiati da determinate cose, non vi servono a niente le battaglie legali e non vi servono a niente avvocati, non avvocati, perché comunque ragazzi, qui parliamo di noi contro un sistema che praticamente con questi può comprarsi qualsiasi cosa. Voi dovete partire da questo tipo di consapevolezza. Cioè io quando leggo anche di purtroppo genitori che hanno fatto fare ai propri figli piccoli determinate cose, avete compromesso la vita dei vostri figli. Io non so come voi fate a vivere in pace, non so come voi fate a vivere in modo sereno. Io non lo so chi vi dà la forza di andare avanti con questo enorme macigno sulla coscienza. Sempre che lo sentiate questo macigno, perché ci sono pure persone che scelgono per altri e guarda caso vanno a scegliere sempre la cosa più aberrante e poi non se ne rendono nemmeno conto, non fanno nemmeno mea culpa di quello. No, continuano a vivere fin quando poi non accade qualcosa e mannaggia, è accaduta. Ma è accaduta perché molte delle cose che accadono spiacevoli accadono proprio per l'ignoranza, accadono proprio per la poca informazione che si ha di determinate tematiche, che secondo me si dovrebbe avere perché è molto importante capire quello che sta accadendo nel mondo. Non ci si può più nascondere. Non ci si può più nascondere e se si vuole un mondo migliore, allora non bisogna nemmeno lasciare a loro di integrare una determinata cosa. Quello sì che è risveglio. Nel momento in cui il sistema non saprà come integrare una determinata cosa perché non ci saranno persone disposte a spalleggiarli, allora sì, lì potrò parlare di risveglio, lì potrò parlare di speranza. Ma ora come ora, la maggior parte delle persone che ovviamente vanno a manifestare sono o persone che sono state colpite direttamente da questo, o persone che hanno sofferto la dipartita di un'altra persona a causa di questo. E quindi voi questo lo chiamate risveglio? Assolutamente no. È sempre un risveglio, ecco, ci risvegliamo sempre in ritardo, quando una cosa già è bella che è integrata, quando comunque permettiamo, no, a determinate organizzazioni di prendere piede nel mondo e quindi di, appunto, chiederci delle cose anche con il ricatto. Purtroppo, ragazzi, il mondo sta cambiando in modo irreversibile. Già oggi non è più quello che era ieri e domani non sarà più quello che è oggi, perché più i giorni passano, più le ore passano, più il tempo stringe per noi e loro vanno avanti, loro vanno avanti. Non è vero che il loro piano è fallito, perché se fosse fallito loro non avrebbero nemmeno, diciamo così, la possibilità di integrare altre scoperte draconiane e invece lo stanno facendo.
Adesso si sta parlando anche di altri mali, si è parlato anche dell'influenza aviaria e del fatto che molti esperti hanno detto che assolutamente contro l'influenza aviaria non servivano puntine, nonostante questo comunque l'hanno fatto. Già stanno pensando, già stanno lavorando le grandi organizzazioni per produrre comunque delle puntine che siano efficaci. E quale sarà il prossimo male? Quante persone comunque, no, cederanno al classico pendolo che va ad abbindolare le masse? Quante persone si piegheranno? Quante persone comprenderanno finalmente che il modo non è questo? Perché se domani l'umanità all'unanimità dovesse dire no, non andasse più, che ne so, sui posti di lavoro dov'è o a pagare determinate tasse, eccetera, eccetera, loro non avrebbero più nulla da dire, non avrebbero più nulla da integrare, perché ricordatevi sempre che il loro potere si basa sull'acquiescenza e il servilismo generale. Questi sono proprio i due mali. Acquiescenza e servilismo. Nel momento in cui voi accettate una cosa, date la responsabilità ad un altro di portarla avanti, in questo caso a loro. Poi però non vi dovete appunto lamentare. Quindi che cosa ne pensate? Fatemi sapere tutto quello che volete di queste manifestazioni. Vi abbraccio e noi ci vediamo alla prossima.